Ciao a tutti, io sono Angela, ho 26 anni, sono nata e cresciuta a Napoli, scrivo dall'età di 12 anni e diciamo pure che questa sorta di dono slash tormento io l'abbia ereditato da mio padre, un grandioso scrittore purtroppo sconosciuto. Madame Curatelli, il mio primo romanzo, l'ho scritto nel 2019, edito, pubblicato grazie alla collaborazione di una casa editrice di Verona. E se dovessi dirvi il perché io l'abbia scritto, non vi saprei rispondere. Sicuramente per me è stato un viaggio interiore, è stato un viaggio intimo che la mia mente una notte ha ideato con un inizio e una fine, perché io sapevo benissimo che cosa volevo fare della mia protagonista, che cosa volevo fare col mio personaggio. Volevo ad ogni costo, spinta da nessun motivo apparente, narrare la storia di una giovane donna anticonformista, travolgente, inarrestabile, provocatrice, con solidi principi e valori morali differenti rispetto a quelli che imponeva all'epoca, nel 1900, l'aristocrazia parigina. La mia eroina, in questo caso, per citare Jane Austen, non è angustiata da qualche tormento e sa bene quel che fa. E seppure, il modo per ottenere ciò che vuole non sia poco ortodosso per il decoro del tempo, lei continua imperterrita ad assecondare le sue volontà. Poiché la soddisfazione personale, secondo la sua teoria, risiede in quelle azioni proibite che paradossalmente le suscitano maggiore interesse. E quindi stiamo parlando di una brama che lei deve sempre continuare a sfamare. Ha tra l'altro un'idea completamente crudele dell'amore stesso, definendolo quasi come una sorta di lesione piacevolmente autoinflitta, e tuttavia, sebbene sia un animo turbolento, sebbene sia indifferente ai giudizi altrui, in virtù anche e grazie al muro che che il suo carattere ha dovuto costruire in difesa da ogni attacco, tutto ciò in cui lei crede viene compromesso dall'arrivo di un giovane uomo che la travolge in un turbinio di emozioni completamente nuove e la travolge anche in una sorta di lotta interiore, spirituale, intima, che scopre poi sarà la conferma di quella che ho voluto definire la morsa dell'amore, da cui poi comprende che in realtà nessuno ha scampo. Inoltre, in questo romanzo ho voluto lodare, ho voluto esaltare non solo l'idea dell'amore romantico tra un uomo e una donna, ma anche l'amore fraterno, l'amore amichevole, che la mia protagonista sa ben apprezzare. E, bene, con questo credo di aver detto tutto e colgo l'occasione per ringraziare la mia amica Annalia e sua sorella Sara per avermi concesso l'opportunità di pubblicare questo mio romanzo sul suo blog e di ricevere in cambio una recensione. Grazie ancora e ci vediamo presto.